Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi rovinando le coppie. Oggi un ritorno importantissimo, quello di Shigeru Kashoppo, che si unisce a noi in questo video per un unboxing molto speciale. Perché... contro la mia volontà. Contro la tua volontà. Ti devo mostrare gli ultimi acquisti fatti altuissimi e non solo, perché devo recuperare un po' di cose lasciate indietro. E partiamo da un dato di fatto. Siamo tutti sicuri, siamo tutti certi che te non guardi né i miei video né le mie live, giusto? No, qualcosa guardo. Hai visto le live su Twitch ultimamente? Hai visto la live IRL da altuissimi? No. Ah, sappi che sono stati fatti degli acquisti mirati specificatamente a te e a quello che può essere il nostro rapporto. E i fan bramano proprio vedere la tua reazione per questi acquisti. Però prima di tutto due premesse importantissime. Premessa numero uno, Ci siamo già lasciati. In realtà siamo fratello e sorella. Anzi, siamo emanazione della stessa entità. Premessa numero uno, canale Poraccio, mezzi Poracci. Non ho più la seconda camera e non ci sarà purtroppo la cam dedicata agli unboxing. Secondo punto, molto importante, proprio perché te non guardi i miei video, devo fare un attimo una precisazione che ho già fatto in un video precedente, ma che in questo caso tornerà molto utile, perché dallo scorso video fortunatamente ho deciso che non si parlerà più di prezzi su questo canale. Sì, lo so. Ah, ok, quindi l'hai già sentito mentre lo registravi. Ok, quindi, però non hai visto il video, questa è la conferma. No, sì, anzi sì, no, ho letto i commenti a un video e no, e c'era uno che diceva bravo, concordo sulla scelta di non dire più i prezzi. E questo per farvi capire che Shigeru Kashoppo vi legge, quindi questo è proprio un incentivo a commentare, un incentivo all'engagement. Comandate. Quindi viviamo questi acquisti con il cuore e non con i portafogli. Non ti deve interessare minimamente quanto ci ho speso sopra. Detto questo, ringraziamo chi? E Otoji Retro Games per aver sponsorizzato anche questo video. Esatto. Tu di solito dove li acquisti i Retro Games? Quando la sera ti viene voglia di comprarti un videogioco vecchio, dove vai? Nel deep web. No, tu vai su Otoji Retro Games e fai scorpacciata di titoli retro gaming, vero? Ma soprattutto ringraziamo i nostri followers, i miei followers e i tuoi followers, che insieme fanno i nostri followers, per supportare il canale, per sopportarmi, ma soprattutto invitali a Roma. Dateci i soldi. Bene, abbiamo detto tutto, iniziamo! Allora, prima di partire con gli acchiappi del Toissimi, che in realtà non possiamo, sono... possiamo dire che siamo vestiti uguali. Noi siamo infatti due boscaioli del Tennessee. Kentucky, ok. Fried chicken. C'è fame? No. Prima di passare agli acquisti del Toissimi, ci sono un po' di recuperini da far vedere, che magari ho mostrato nei shorts, nei reels, nei TikToks, ma non ho avuto occasione di parlarne in modo estensivo. Ma prima ancora di un acquisto, abbiamo un piccolo recupero. Che ora mostrerò a te. C'è il Malox da bere? Per il bruciore di stomaco. Già rosichi? Sì. Questo è un recupero della mia adolescenza. Sì. Ok? Ecco, prima mostriamolo e poi mi dici te cos'è. Questo qua è stato trovato da mio padre e ha detto, ho trovato questo tappo. Ti può servire? Sembra l'otturatore di una macchina fotografica. Secondo te a cosa serve? È sicuramente qualcosa che si incastra su altro. E si metterà sopra così. Bravissima, questa qua è la... è la piastrina. Non è un tappo, è semplicemente una piastrina che stava sopra dove c'era il logo. Che nei primi modelli di GameCube, e solo nei primi modelli, era intercambiabile. Poi nelle revisioni successive, in realtà questa qui veniva integrata all'interno della scocca e quindi non si poteva più cambiare. Peccato. E qual è la tua piastrina preferita? Quella di Metroid, magari? La butto là? No, quella di Hamtaro Games. Un po' di recuperini Switch. Questo non l'ho fatto vedere, ma l'avevo segnalato nel gruppo delle offerte Poracce. Ed è arrivato a settembre, segnalato quest'estate. Ed è la Doinksoft Collection. Ma che è? Che è composta da tre giochi: Gato Roboto, Gambrella e Demon Throttle. Puoi aprire e commentare quello che c'è ma dentro. No. Ma questa perché? È una collection di giochi indie. Tre giochi indie. Gato Roboto è un metroidvania simpaticissimo. Gambrella non l'avevo mai giocato, ma lo tenevo d'occhio da un po'. Demon Throttle non sapevo minimamente cosa fosse, ci devo ancora giocare. Jeff Gambrella. Apri pure. Io non c'è niente. Esatto. Ma veramente. Eh no, vabbè, perché l'ho messo all'interno della Switch, ci stavo giocando. Tra l'altro ci ho giocato mentre stavamo in aereo per andare in Lituania e mi sono addormentato. Per fortuna che non eravamo seduti vicini. Esatto. E gioco preferito della Doinksoft? Andiamo avanti. Poi, questo lo conosci anche te, la versione fisica di Balatro. Puoi dire ai nostri followers cosa... che malattia mentale hai? Esatto. Gioca solo a questo, ma poi la cosa bella è che non vince mai. Non è vero? Ma poi
L'esperienza è giocare, non è vincere. Molto spesso vinci, se non vinci non vai mai avanti. Ma invece i roguelike funzionano così. Perdi per perdere meno peggio la volta successiva. Dentro ci sono anche le carte da gioco. Che le hai aperte? Certo. Ma perché? Perché volevo vedere com'erano e soprattutto per fare un servizio sociale, socialmente utile, e confermare che in tutte le confezioni ci sono sempre le stesse carte. Grazie per questa indagine, chiamiamo report. Però così se uno dice no, mi devo collezionare tutte le carte di Balatro, no, in realtà basta comprarlo una volta in edizione fisica. Tra l'altro è appena uscito su mobile. Meno potresti male. Installartelo sul cellulare. Meno male, guarda, okay. Disinstallo Angry Birds e metto questo. Ma tu sei più tipo da Angry Birds o da Flappy Bird? Cos'è Flappy Bird? Non lo saprei mai. Ora abbiamo due giochi sealed. Uno che unboxeremo, ti farò unboxare a te. Il primo però non si tocca. Perché questo... Concordo. Concordi? Possiamo dire uno Shigeru Cacioppo sottotono fino ad ora? Ma io sono malata, non è... Ah, è vero, comunque lo vogliamo dire? Questo c'ho la apprezzate mascherina. Lo stacanovismo di quest'essere. Mm-hmm. Che nonostante svariate linee di febbre, è comunque qua per lasciarmi, perché questo sarà il per finale. Per lasciare un segno nella storia. Sì. Comunque Concord, lo sai la storia di questo gioco qual è? No. Che praticamente hanno passato, fai conto, 7-8 anni a realizzarlo, ed è un titolo fatto proprio da Sony, esclusiva di Sony, esclusiva PlayStation, esce e fa schifo a tutti, ma fa così schifo a tutti quanti, che dopo 2 settimane, che succede? Lo ritirano dal mercato. Sony dice no ragazzi, abbiamo fatto troppo schifo. Ma perché, cos'è c'era che non andava? Non ci giocava nessuno. A un certo punto c'erano a livello globale. Ah, quindi PC. Il problema è mio, non tuo. No, se tu suo. Ci avessi giocato. No. Ma che vuol dire mio, non tuo? Vabbè, questa la tagliamo. Non ho la spalla adatta, possiamo dirlo. L'hanno ritirato al commercio. Ma non solo hanno fatto il refund a tutte le copie digitali, ridando indietro i soldi, ma hanno proprio ritirato le copie invendute. Hanno ritirato le copie invendute. Si stima che in totale siano state vendute 25.000 copie di questo, molte delle quali digitali, quindi non si sa quante copie fisiche. Ma effettivamente è un brutto gioco? Non è un brutto gioco, ma è che ce ne stanno di molto più validi e molto più famosi. Ma questo non è un... No, è questo il problema. È Thanatos. Thanatos. Lui è Eros, Ramazzotti e lui no, è Thanos. Thanos. No, allora questo è il problema, è che hanno creato una nuova IP. No, Hellfire Bound. Quello lì. Dai. Hellboy. Quello del fumetto. Hellboy. Ah. Il problema è che hanno creato una nuova IP, quindi nuovi personaggi, però sono estremamente generici. Come ti fai a affezionare a sta roba che sa, sembrano un po' i Guardiani della Galassia, sembra sì. Un rip-off della Marvel. In più aggiungici, il gioco era carino, ma è un settore già sovraffollato. Perché, che gioco è? È tipo Overwatch, è un hero shooter. Tipo Fortnite. Fortnite, Dio Cristo. Che ne so? Che vabbè, è un gioco che giocano online, ok? Non giocano a questo, giocano la a trama. Fortnite. Non c'è la trama. È Guardiani della Galassia, la trama, ok? Ma non ci possiamo chiudere su Concord, cioè nel senso, non l'ha voluto giocare nessuno e molto improvvisamente. Che sempre dalla parte degli ultimi. Che cazzo, ti devo far vedere 10.000 cose e mi sta rompendo i coglioni su Concord. Te lo potevi comprare così Mario non falliva. Porca miseria. Comunque hanno ritirato al commercio. Io ho avuto l'intuizione, ho detto fammelo comprare prima che sparisca. I prezzi sono saliti alle stelle, io l'ho preso a prezzo di listino, sul sito di MediaWorld l'ho trovato perché era sparito da tutte le parti. E questo, se lo apri e metti il disco, te lo dai in faccia. Perché? Il gioco non funziona più. Perché? È una copia fisica. Lo giochi solo online, ma l'online l'hanno chiuso. Pattume sigillato. Mentre questo... Astrobot. Cos'è? Nuovo assistente di Alexa. No, questo è un platform tipo Super Mario. Bellissimo, carinissimo. L'ho comprato in edizione fisica, mi hanno dato pure la versione digitale, quindi questa qua in più. L'apriamo perché so che c'è un bonus figo. Ma perché lo devi aprire? Perché tanto me lo tengo, non lo darò mai indietro. E i giochi si aprono. Momento ASMR. Vediamo se dopo questo momento ci sarà almeno un nuovo abbonato. Anche perché da quando Nikato Avvocato è dimagrito, il settore degli ASMR mukbang cerca un nuovo peso massimo. Ah, lui faceva ASMR? Beh, i mukbang comunque hanno sempre una componente ASMR.
Astrobot preferito? Un poster? Cos'è? Cioè, non lo so. La città di Astrobot. No, questa è la PlayStation 5, è l'astronave, capito? Cioè la PlayStation 5 diventa un'astronave. Ma sono andati a giocare. Ecco. Questo è un lato e l'altro lato invece? C'è una storia. No, ci sono i comandi. È vero, ah, è vero, X, sì, sì. Quadrato. Senti, ma tu come ti poni nei confronti di Metaphor Re Fantazio? Cos'è? Tu sei più una tradizionalista per la serie di Shin Megami Tensei o preferisci l'approccio da dating sim che si innesta all'interno della sottoserie spin-off diventata principale di Persona? No, io sono la Mulana 1 e 2. Ok, perfetto. Fermi tutti, prima di andare avanti vi devo parlare dello sponsor di questo video, Otoji Retro Games. Tutti sapete quanto io sia un malato di retro gaming e un collezionista incallito. Per questo non può esserci uno sponsor migliore per questo canale di Otoji Retro Games, il mio sito di riferimento quando vado a caccia di retro gaming. Sul catalogo di Otoji, che si aggiorna ogni settimana, potrete trovare di tutto, giochi provenienti da ogni epoca e console, dai pezzi più ricercati fino ai titoli più comuni a cui magari siete affezionatissimi. Ma la cosa più importante è che Domenico di Otoji sa il fatto suo, è un grandissimo appassionato, sa cosa cercano i collezionisti e mette la massima cura in ogni spedizione. Sono queste le cose che per me fanno la differenza. Poi, se volete liberarvi di qualcosa, Otoji offre anche un servizio di ritiro dell'usato con proposte d'acquisto senza impegno. In descrizione trovate il link al sito, mi raccomando, guardatelo un po' e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie ancora a Otoji Retro Games per sponsorizzare questo video e andiamo avanti. Possiamo andare avanti? Allora, ora angolino Wii. Console, raccontaci intanto... Allora, la Wii sicuramente è una console di colore bianco che ha... dei telecomandi fatti per esempio così. Questo è brandizzato Zelda. Poi c'era anche Just Dance. Ma tu sbagli o sei una storica del videogioco? E poi ballavi. Io penso che tutti quelli che stanno guardando questo video si immedesimeranno in questa esperienza di Wii proprio. Però è molto interessante quello che hai detto, perché il primo aggettivo, la prima descrizione è bianco. Che hai detto, Wii è una console bianca. E ora io qua invece ho per te. Però perché questa mi è mini. Questa è mini, bravissima. Perché bravissima. Questa è con lo Butan, quello delle scarpe con la suola rossa. La Butan. Guarda, ci seguono bambini. Maurizio Battista, madonna. Ci seguono bambini. È Rosso Valentino. Questa comprata. Rosso di sera, bel tempo si spera. Comprata in fiera. E vorrei che tu. Vedo le orecchie. Mi dessi una descrizione completa di tutto. Comunque... Però questo non è il solito. La solita Wii. Chiella un attimo la mia. Sembra un modem Tiscali. Sì, vai avanti. Ma secondo te perché la chiamano Mini? Perché è più piccolo. No, di solito era un catafalco così. Dimensioni più o meno identiche. Anzi, forse no. Questa è leggermente più grande. Non lo so, che ne so. Sembra una piastra per i waffle. Beh, è bello perché ognuno ci vede quello che è. Cioè i suoi punti di riferimento. È come un quadro astratto. Ognuno vede quello che sente il proprio cuore. Beh, in realtà mi sembra molto razionale come design. Molto, molto quadrato. Un giradischi. Mangianastri, scusa. Guarda, comunque è una revisione. È una revisione che usciva a fine ciclo vitale della console, quando ormai nessuno la voleva più, ed era già uscita la console successiva. Che quindi cos'era? Wii U. Xbox. Wii U. Wii U. E qual è la differenza? C'era per te. Guarda, tu questa domanda che ti sei fatta è il motivo per cui la console ha fallito, perché non nessuno ha capito. C'era la differenza? No, c'erano, ma nessuno con questo... Le ha capite, nessuno perché erano in giapponese. Esatto. Anzi, guarda. Ah, un saluto. A chi? A Yumuko-chan. Yumuko-chan, scoperto canale della vita. Seguitelo tutti. Comunque, se vuoi capire perché Wii è stato un insuccesso, puoi leggerti le istruzioni di Wii Mini stanotte prima di addormentarti. Ma scherzavo, cioè, sono semplicemente le istruzioni di Wii Mini. Comunque, ma perché Mini? Perché è una revisione uscita a fine ciclo vitale, quando la console non voleva più nessuno. Questo venduta a 100 euro, che era meno di quello che costava inizialmente. Ah, Mini nel prezzo. Ma non mini, nelle prestazioni. Mini in quello che offriva, ok? Cioè gli hanno tolto la solo colazione, non per noi. Era solo, esatto, era solo colazione. Non andava più su internet, non potevi metterci più le schedine SD, cioè aveva metà delle funzionalità. Perché cioè, ascoltavi CD? No, perché non... mi sa che l'audio, i CD audio, manco, di sicuro i DVD non li leggevi. E che ci facevi? Ci giocavi i giochi e basta, però non online. E in più l'uscita video quindi era... Quindi non avessi voluto giocare con Concord? No, purtroppo no.
Però visto che si parla di Nintendo Wii, guarda qua che ho, cosa ho per bello, te. Bello, bellissimo. Questo, ah, lo sapete, non so se si vede. Purtroppo non rende, non rende bene. Però vedete com'è. Parlaci com'è di questa copertina. Guarda, la telecamera è questa, giusto? Come si dice? Non entra nello schermo. Olografico, com'è che si dice quando cambia? Sì, fa così. Sì, guarda, questo mi ricorda una sorpresa che io trovai nei cereali quando andavo all'asilo. Ed era il periodo del film della carica dei 101. E c'era questo quadrato con un'immagine dentro di un dalmata che andava a bere nella ciotola e poi si allontanava. Io passavo tutto l'asilo a fare così. Quando magari avresti voluto ascoltare le maestre, sì. Imparare a leggere, a scrivere così. A fare quel punteruolo, invece no. Questo comunque sì. È uno dei titoli di lancio del Nintendo 3DS. Penso sia uno dei titoli lancio. Cos'è Nintendo 3DS? Dio Cristo, ma dove hai vissuto? Vedi che i miei video non li guardi. Nintendo 3DS. Scusami, se ho dei gusti di un certo livello. Sì, scusami, non faccio true crime. Il 3DS è il successore del Nintendo 3, del Nintendo 3D, del Nintendo DS. Grazie, ora è tutto più chiaro. Ed è un Nintendo DS. Un oggetto, fammi vedere. È quello di Zelda. Eccolo, ce l'abbiamo qua. Ah, ho capito. Questo è un Nintendo 3DS. Ci voleva poco comunque, senza tutta questa, no? Spocchia. Siccome era una console che basava la sua caratteristica principale rispetto al passato sul fatto che supportava il 3D stereoscopico, no? La copertina di questo era già in 3D e ti faceva capire, oh, qui basta giochi piatti, si fa sul serio. Tra l'altro c'è stata una scena divertente, è l'unico momento in cui parlerò di soldi. Perché volevi c'è... solo soldi. C'è stata una scena divertentissima. Come te, avevi solo soldi. Tutto come se... Mi chiedi come va. C'è stata una scena divertentissima, molto relatable, come diresti te. Dove gli chiedo, questo quanto lo fai? E la tizia mi ha detto così, questo quanto lo fai? e la tizia mi fa, tutti i giochi costano 5 euro, ma se ne prendi 5, vengono 25. Ma è un inganno. Fai te, 5 per 5 fa 25. Quindi? Era una tautologia, semplicemente. No, era una che non sapeva contare come te, probabilmente. Molto più semplicemente. Allora, però, l'inserto 3DS è finito. Parliamo di Nintendo videogiochi. Wii. Allora, devi sapere una cosa. I Sonic 3D, questo è un Sonic 3D, storicamente hanno perso qualcosa rispetto ai Sonic 2D. A livello di gameplay, di realizzazione, sono sempre dei titoli un po'... che vanno dal al mio Dio che merda. Questo qua è un gioco che tutti quanti mi hanno iniziato a dire no, unleashed, lo devi provare assolutamente. Io non è che ho sto grandissimo rapporto con i... Ma perché è furioso? Allora, cosa noti in è questa cattivo. Copertina? No, analizzala bene. C'è una sua parte mostruosa. Esatto. Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Esatto, questo sì. È un gioco dove Sonic si trasforma in Sonic Mannaro. Ed è una tresciata, vedi? È una tresciata assurda. Ma perché si trasforma? Che no, questo lo scopriremo solo giocando. Lo giocheremo insieme, no? Sonic Unleashed. Non credo. Vorresti vedere Sonic diventare... Mannaro. Mannaro? No, lo vorrei vedere diventare mannarino. Mesombriagato. Che si beve lui? La vera bomba per Wii, ci stiamo avvicinando al finale, è questa qua. Oddio, ancora Metroid, ma perché? Basta! Cos'è? Metroid Prologo? Trilogy. Questa è la Prime Trilogy. Ed è una bombetta abbastanza rara, abbastanza ricercata. Perché questa qua, i primi due Metroid uscirono per GameCube, il terzo uscì per Wii. E dato il sistema di controllo molto particolare di Wii, sofisticato, si sposava molto bene per i giochi in prima persona, per gli FPS. Allora Nintendo ha pensato, siccome i Metroid sono tutti in prima persona come prospettiva, anche se non sono propriamente degli FPS ma degli FPA, First Person Adventure. Scusa, ma Metroid non è in Castlevania? Sì, però il Prime... Castlevania è il titolo. Metroid è un Metroidvania. Esatto, però il Prime è un Metroidvania in prima persona. Senza la pubblicità.
Perché c'è il Prime, giusto? Quindi Nintendo ha detto, riconfezioniamoli tutti e tre in un unico pacchetto, ovvero la Prime Trilogy, apportando dei miglioramenti a Metroid 1 e 2, che ora ti puoi giocare con il controller nuovo e non più il pad del GameCube. Meno male, non ci dormivo la notte. Con grafico... Mi è venuta la febbre per questo. È un'edizione speciale, tra l'altro, completa di tutto, abbiamo il cartonato fuori. Ma è pure le etichette del prezzo appiccicato. Di questo parleremo fra poco. La confezione, quella base. Apri e c'hai altre etichette, mortacci di GameStop, disco, istruzioni e poi anche il posterone informativo, simile. Qui puoi leggere un sacco di informazioni, magari se un giorno ti vorrei fare una cultura, la storia di Metroid Prime Trilogy, fasi, Samus Aran, la cacciatrice di Samus Suprema. Furiosa. Non ti sei fissata questa Come cosa? Come Samus Oscura? Samus Oscura nasce all'interno di Metroid Prime. È il villain di Metroid Prime. Il problema di questa... È che finisce. Di questa trilogy, a parte che finisce, è che ormai costicchia, è difficile da recuperare, se completa di tutto. E soprattutto uno si spera che prima o poi la portino su Switch, sulle nuove console. Per ora hanno fatto il remake soltanto del primo. Il secondo e il terzo sono dispersi. Però l'anno prossimo dovrebbe uscire il quarto. Quindi si spera che chi ha solo Switch si potrà giocare in un modo o nell'altro il secondo e il terzo. Speriamo. Senza passare dall'1 al 4. Riusciremo a togliere queste etichette? Non lo so, perché sul cartone ho paura che... Secondo me con il vapore. Può essere. Lo sai che possiamo fare? Metti sopra un panno. Ci passiamo sopra il ferro da stiro e poi si toglie. Sentiamo cosa hanno da dire nei commenti. Aspetta. Fateci sapere. Comunque, oppure no, con il calore forse si appiccica ancora di più. L'importante è aver messo questo gran pezzo da collezione. Molto che interessante. Non sono io. No, te sei un gran pezzo da galera. E in Giappone la trilogy non è mai uscita in un packaging unico. Ma Metroid Prime 1 e 2 sono stati riproposti all'interno della collana New Play Control. Singolarmente sono diventati anche molto rari. Magari quelli là prima o poi li recupereremo. Che dici? E ora la parte finale, dove dovrei lasciare Polpetta perché okay. Abbiamo bisogno di spazio. Allora, qui due grandi premesse. Allora, innanzitutto no, una cosa importantissima. Ti ricordi il catalogo di Donkey Kong? Come dimenticarlo. Come dire? Lo sai che ho trovato Aspetta no, seria. Un venditore mi ha mostrato un contenitore GIG degli anni 90 che veniva mandato ai negozianti, che è questa sorta di catalogone che tu apri, dentro c'è una videocassetta, un VHS, e poi ancora se imbustati la guardi dopo 7 giorni muori. Compri il Nintendo 64 e all'interno ci sono le schede forate con tutti i prodotti Nintendo GIG. Che significa le schede forate? Le schede, quelle con i pallini, cioè i buchetti ai lati. Per gli anelli? Da mettere. Cioè, mi ha mostrato una cosa che all'interno c'aveva il riempimento di quello. Capito? Mi ha chiesto 400 euro. Se ti dicessi ora qualcosa è pieno? No, non l'ho preso, però sta là, capito? Se mai ti venisse voglia. Come si chiama questo signore? Non te lo posso dire. Però è lo stesso che mi ha venduto il catalogo vuoto, capito? Quindi forse secondo me. Infatti appena visto faccio una cosa per te. Che alla fine mio. È la fine del mondo proprio. Detto questo, abbiamo capito che collezionare videogiochi non è la mia cosa preferita. Sì, ma al suo senso. Però a me a volte piace andare oltre. A me a volte piace andare intorno. Ma prendere quella cosa proprio inutile che dici Ok, va bene, sono pronto a farti ricredere. Prima di tutto però voglio parlarti di questa cosa. Questo acquisto, bello corposo, non dire niente, non commentare. Poi te l'ho nascosto fino adesso. E non era semplice da nascondere, perché appunto è molto molto ingombrante. Quindi poi metterò una foto qua a schermo perché l'ho fatta. E per nascondertelo ho optato per una strategia che secondo me è geniale. Quella di mettere tutto in bella vista. Perché se lo avessi nascosto, secondo me la tua psiche sarebbe stata comunque portata a dire c'è qualcosa che non torna, no? Fammi andare a controllare E invece te l'ho spiattellato in faccia. E tu non l'hai visto.
in realtà fino a ieri sera che mi hai fatto una domanda. Però ci è voluto circa una settimana e mezzo per renderti conto. No, una settimana. Ma non è vero, avevo già visto tutto l'accrocco che avevi fatto con le varie valigie. Parola chiave, torno subito. Sì. Allora, ti faccio una domanda. Malizie. Ti faccio una domanda. Dimmi. Sei pronta a viaggiare? No. Sei pronta a volare? No. Che cos'è? Vuoi partire insieme a me? No. Te battere da solo. Shigeru. Te non hai idea di cosa sto per mostrarti. Cos'è? Playmobil di Super Mario? Shigeru, te non hai capito. Ti ho fatto una domanda. Sei pronta a viaggiare? No. Vuoi venire con me? Che cos'è? Il viaggiamo. Posto pranzo. Prendiamo e viaggiamo. Io un posto dove andare da solo e ce l'ho. Quale vuoi vedere prima? Questo. Ok. Beh, è perfetto. Allora, porca, cioè, ma quanto è bello. No, seriamente, che è gli vuoi giallo, dire? È giallo. Ma te sei gialla, ma sei pure daltonica. Questo è un cimelio degli anni 90, direttamente dal Giappone, ed è una valigetta porta Super Famicom, a tema Mario Kart. Super Mario Kart. Questo cosa significa? Che negli anni 90 i giapponesi a un certo punto hanno detto: ma se io voglio portare il Super Nintendo a casa del mio amichetto, a casa dei miei bro, come faccio? Lo fai con stile. Lo fai con Guarda, stile. Guarda, pure il cane se n'è andato. Lo fai con stile, con questa valigetta ufficiale Nintendo, che dietro riporta anche la scritta Super Famicom, no? Cioè, tu capito? Per strada giri con sta cosa e la gente ti lo dice: a coglione. E la gente lo sa. Però a questo punto ti chiedo un favore. Di aprire? Puoi aprire e dirmi, e voglio proprio registrare la tua reaction in diretta. È un porta Super Famicom, ok? Quindi è un porta console, maneggiare con cura. E dentro che ci sarà? Niente. Si aprono così. No, vabbè, è completo di tutto. È davvero completo di tutto? Guarda, scusa, mettici un attimo dentro la testa. Dobbiamo ripeterlo? Non c'è un cazzo. Io non lo so. Qui che dentro, ecco, quello che è rimasto delle speranze che avevo riposto dentro di te. Però aspetta, tu che sei un'attenta viewer dei miei video, ti sarai resa sì. Dubito. Ti sarai resa conto che io prima, mentre ero in piedi, da una parte avevo il Super Famicom, ma dall'altra la cartella degli attrezzi. Bobba, giusta tu. Perché tu qua devi sapere. Per portare il Nintendo 64. Esatto. Se quella negli anni inizio anni 90 ti portavi il Super Famicom, dal 96 in poi devi capire come portarti in giro il Nintendo 64. Ma il Nintendo 64 te lo portavi in giro con Super Mario 64. Tra l'altro, nel caso te la perdessi, nel malaugurato caso succedesse qualcosa, fortunatamente puoi anche scriverci nome, cognome, indirizzo e numero di telefono. Ma su Ryanair te l'accettano come bagaglio umano? Certo. Mo dai, a parte gli scherzi, va bene questo personaggio del bastian contrario, di quello che è il vecchio brontolone, no? Che cazzo gli vuoi dire? Ma niente. Quanto è bella, quanto niente. Cazzo è bella. Zero parole, guarda. È in rilievo, ma sei pazzo. Cioè tu vedi sta cosa, ne vedi? Non mi conosci. Mi vedi per strada che giro con questa. Che cazzo pensi? Voglio sapere cosa pensi. E me lo dici. Devo cambiare strada. Secondo me, se mi vedi per strada che giro con questa, cerchi di carpire nome, cognome, indirizzo. Sì. E te lo segni. E poi così magari mi scrivi, compro casa lontano da te. E mi scrivi pure. Sì. Sai che ti dico? No, cioè, c'è anche una storia da raccontare dietro. Però vorrei intanto che tu aprissi. Ma non c'è niente tanto. Apri. A parte che è rotto perché manca un. Esatto, brava, brava. Manca una cerniera, ma anche questo. Chi era live già sa. Ti racconterò poi questa storia. Ok? Manca una cerniera, ma in realtà c'è ed è a riparare. Possiamo aprire, vai. No, è troppo bello, non posso farvelo vedere. Se tu ci parli dentro, c'è l'eco per quanto è vuoto, non c'è niente. Allora, a parte che non è vero, perché innanzitutto c'è un divisorio per mettere console e alimentatore. Non c'è lo spazio per la tua dignità, però. Effettivamente non c'è più la dignità. Allora ti racconto questa cosa molto divertente, che poi se vuoi puoi recuperare in live.
Che succede? Stavo facendo la live e chiedo a questo venditore: senti, no, ma quella valigetta quanto me la fai? E iniziamo. Ah, tu hai fatto una live in RLST? Sì. Mi fa piacere, l'hai capito adesso dopo 40 minuti che non faccio altro che dire questa cosa. In right live. Com'è? In real life. Ah. L'approccio per questa qua, perché era bellissima e abbordabile, no? Inizio a parlare e gli dico: ma senti, me la faresti a beep? E la cosa già mi fa un po' insospettire, e che lui mi fa: sì, subito, così, senza neanche contrattare. Ed era già un prezzo molto più basso di quello che gli avevo detto, quindi mi dà l'impressione che questa, tipo, non se la sarebbe mai comprata nessuno. E io gli dico: guarda, l'avrei detto pure io che non so niente. Gli ho detto: ah, ma quindi mi aspettavo di contrattare, quindi non vale niente, gli ho detto. E lui mi risponde la cosa più bella di tutte: no, perché mi stai simpatico. No? Però in chat mi iniziano a dire: no, devi prendere pure quella Nintendo 64, no, assolutamente, no, cioè, dai, è bellissima, eh. E dentro c'era il Nintendo 64. E lui mi fa: guarda, ti tolgo il Nintendo 64 e te la metto a tot, tutte e due. E io gli ho fatto abbassare ancora un po' il prezzo. Mi fa: va bene, ok, ci sta. Sto per pagare, portafogli in mano. Vuoi un bicchiere d'acqua? La tensione ti sta distruggendo. Vado per pagare e gli rimane in mano la cerniera. E poverino si impanica troppo, inizia a fare. Però il pirulino in realtà si può aggiustare, no? Però mortificato inizia a fare: no, però queste cose non dovrebbero succedere, no, così, Dio, mi dispiace tantissimo, Te la regalo? No, però mi ha abbassato ancora di più il prezzo. E quindi la chat è impazzita proprio, no? Tutti quanti: oh, che eroe, bravo, così, bravo. E quindi niente, si è rotta in diretta. Ma forse l'hai rotta tu. No, io non sto toccando nulla. Però pensavo anche questa cosa, scusa, un piccolo detour, un piccolo what if. Pensa, dimmi come l'avresti presa se ti facevo aprire non tanto questa, ma quanto quella del Super Famicom. Aprivi e c'era un anello di matrimonio e io ti facevo: mi vuoi sposare? Come l'avresti presa? Ridillo alta voce. Sarei scappata. Beh, non ti saresti emozionata. E poi no. Ci facevo il video sopra. No, assolutamente no. Mi sposo grazie a Super Mario Kart. Grazie proprio. Quindi, il prossimo viaggio, che dici sempre: oddio, le valigie, oddio le... se ci metti solo le tue cose va bene. Ma anche al lavoro. C'hai il meeting con il CEO, ti presenti così, ti vedono e dicono: lui sa quello che vuole, lui è un alpha male. Lui sa quello che vuole, un licenziamento in tronco, per giusta causa. Io non lo so, ti chiedo l'ultima cosa, poi chiudiamo. Mm-hmm. Quale preferisci? Dipende dall'occasione. Allora, per un primo appuntamento su Tinder, con quale ti presenteresti? Con questa. Mentre con questa Jennifer, dipende. In che contesto lo utilizzeresti? Questa in nessuno. Ma tu hai mai avuto l'esigenza di portare Nintendo 64 in giro? No. Ma perché secondo me, perché non sapevi si potesse fare, capito? Tra l'altro, se vogliamo, queste, senza queste non sarebbe mai potuto esistere il GameCube, perché il GameCube c'ha direttamente la maniglia, perché secondo me a un certo punto hanno realizzato che sta cosa era un'esigenza primaria del videogiocatore, e tu adesso ne abbiamo. Ma tu non puoi capire le lettere in redazione che sono arrivate. Poi adesso Coup de Théâtre. Sì. Sono io che ho deciso di mettere le maniglie. Ah, è vero, hai parlato con Shigeru. Con Shigeru l'altro. Puoi alzare un po' la voce? Era la Pasqua di tanti anni fa. Ma in Giappone festeggiano la Pasqua? Io sì, perché sono di religione cattolica. Quindi c'era questo pranzo che per loro era un pranzo normale, per me invece aveva una forte valenza religiosa. E cosa state mangiando? Stavamo mangiando la colomba. Ma la colomba quella, la selvaggina. Ok. E niente, colomba con canditi, e lì mi è venuto in mente che serviva una maniglia. Ma quindi per il GameCube? Oppure serviva proprio una valigia? No, sulle valigie in generale, perché prima... Ah, tu hai inventato le... Io ho inventato le maniglie per le valigie. Sti giapponesi comunque... Siamo sempre... Infatti, avendo io anche un po' di cuore italiano, che comunque mi riporta allo stile, la valigia, no? I viaggi, il business, la moda. Un racconto toccante, ma purtroppo penso che l'attenzione sia tutta rivolta verso queste valigie. Prima di salutarci voglio proporre un esperimento. Sparisci. What if?
ok? Come ho detto, io non parlerò di prezzi. Fermo restando che se vuoi puoi andarti a vedere il VOD e... il video on demand. E poi si chiama VOD, la replica della live. Il VOD. Puoi andarti a vedere la live su Twitch. La live. Il video in diretta. Va bene. Siamo italiani. Puoi toglierti ogni tipo di curiosità. Io ti chiedo, non tanto quanto l'ho pagata io. Quanto l'avrei pagata io? Quanto l'avresti pagata te? Cioè, vai là e gli offri qualcosa per entrambi. 1 yen. 100 yen sono un euro più o meno. Lo stai dicendo a me? No. No, siccome non vai in Giappone da un po', no? Cominciano a ridire. Allora, auspicabilmente, sì. Quanto ho speso per questa roba? Che è troppo. Apri. Okay. Diciamo questo. Va bene. Senza ombra di dubbio. Che ne so, avrei speso 70 euro. L'una? Sì. Ok. Vabbè, io non te lo dico perché io non voglio più parlare di prezzi. Cazzo. No, mi dai dei soldi adesso. No, se la vuoi utilizzare comunque te l'affitto. Guarda, cioè, ma Nintendo 64 è rilievo così. Ma è tutto... Vabbè, ho capito, anni 90, cazzo. Te c'hai i calzini Bucati che hai comprato un mese fa. Questa ha resistito 30 anni. Perché te li metti te? Ha resistito 30 anni, che cazzo. No, ma non mi fa dire l'acido ialuronico. Mi fai dire parolacce quando questo è un canale per grandi. No, per 0,99. Per tutti quanti. Persone. Ringraziamo i nostri fan, perdonate uno Shigeru Ketchup un po' in... un po' sottotono. Sì. Però la malattia l'ha accolto, t'ha preso e t'ha... Dai, cantiamo. T'ha devastato un momento. Dopo 50 minuti si è svegliata. No, abbiamo finito con i videogiochi. Adesso cantiamo cabaret. Sbattute. La malattia delle donne. Grandissimo conoscitore di YouTube Poops. Mm-hmm. Amante di cani, ma soprattutto appassionato dei videogiochi. E da oggi persona che può portare le sue console giapponesi in giro per il mondo. Grazie a tutti quanti. Diamo appuntamento al prossimo video. Che ci arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo. Sonic, mannari, tranquilli. Ma soprattutto nerdate duro. Madonna, sta cosa che abbiamo diviso in due è di un cringe, porca puttana. Mai quanto te. Devo vomitare dentro la valigetta. Va bene, grazie a tutti e noi ci vediamo presto. Io sono il Poro Shigeru. Ketchup live. Ciao. Ehi, 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 fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione dei video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... La malattia delle donne. Nella mia testa 13 donne. Ti sta attaccando a tutto. Soffro. Mi sono stancata.